Magic vincitore è Re Costa. Ciao ragazzi, bentornati sul canale. Oggi vi porto il video di Luka Jovic, che è appena passato dal Real Madrid alla Fiorentina. Andremo ad analizzare Jovic con ben due schede, analizzando le ultime sue due stagioni e i pro e i contro al fantacalcio. Quindi mi raccomando, seguite il video fino all'ultimo, perché vi dirò anche una percentuale di budget e anche quanti gol ci si può aspettare. Prima di cominciare vi ricordo un grandissimo like di supporto al canale e iscrivetevi al canale se non siete già iscritti. Mi raccomando l'iscrizione, perché è gratis ragazzi ed è un supporto che date al canale e in più vi permette di commentare nelle live. Ultimissima cosa e poi cominciamo, venite a seguirmi un po' sui vari social ragazzi, sia su Instagram sia sulla piattaforma Viola, in cui anche lì facciamo delle live anche con ospiti, e quindi seguitemi per poter commentare, per divertirci insieme. Ultimissima cosa, vi invito a andare a rivedervi i video che sono già usciti su questo canale, ve li metto alcuni, anzi tutti ve li metto in descrizione, alcuni ve li metto anche qui sopra. Mi raccomando, se vi siete persi qualche video andatelo a rivedere. Allora, passiamo alla prima scheda. Allora, nella stagione 2021, 18 partite per un totale di 887 minuti, 4 gol fatti, un assist. Mentre nell'ultima stagione al Real Madrid, 15 partite, 357 minuti, un gol fatto, 3 assist. Passiamo però subito anche alla seconda scheda, quella dei pro e dei contro. Allora, nei pro ci ho messo: sa far gol stupidi, perché lui è un giocatore, un attaccante d'area di rigore. Cioè questo sta lì e se gli arriva la palla il gol lo sa fare. È vero che nella prima scheda, quella che vi ho messo i gol, sono pochi, 5 gol in 2 anni. Però dovete calcolare anche che ha giocato pochissimo al Real. I suoi numeri importanti, perché era stato uno dei trasferimenti molto costosi dall'Eintracht Francoforte al Real Madrid, e poi non è riuscito a ripetersi, ma questo è dovuto anche al minutaggio veramente molto basso. Vi dicevo, sa far gol stupidi, perché in Bundesliga ne ha fatti tantissimi, anzi direi la stragrande maggioranza dentro l'area. Cioè a lui basta che arrivava il pallone, questo il gol lo sapeva fare. E ci ho messo anche subito dopo molto forte di testa, perché gran parte dei suoi gol viene fatto di testa. E ci ho messo ideale per il gioco della Viola, perché immaginatevi un Biraghi quanti cross possa mettere dentro la rigore, e lui con le sue caratteristiche potrebbe fare molto bene. Non lo so, secondo me con l'italiano questo potrebbe essere un giocatore devastante, perché secondo me le palle gol la Viola le procurerà tante con il suo modo di giocare. È vero che Vlahovic era un attaccante fortissimo, però quanti gol aveva fatto Vlahovic alla Viola, e poi quando è andata alla Juventus non ha fatto così bene. Questo perché con la Fiorentina era al centro dell'attacco e i palloni arrivavano a lui, era lui che doveva finalizzare la mole di gioco. Parlavo di Biraghi, ma come esterno magari difensivo, ma ci saranno i due esterni d'attacco che lavoreranno proprio per la punta centrale, e questo potrebbe avvantaggiarlo tantissimo per portare tanti bonus, perché magari un Nico Gonzalez da una parte, un Saponara, lo stesso Iconé, gli esterni della Viola potrebbero essere veramente tanti assmen proprio per Luka Jovic.
E poi non scordiamoci anche le mezziali. È vero che Zurkowski potrebbe andare via, però potrebbe essere anche lui un ottimo elemento per fornire assist. C'è Jack Bonaventura. Diciamo che la Fiorentina, come Aspen, è una delle squadre che potrebbe veramente creare tutti i presupposti per avere un attaccante da una doppia cifra abbondante. Quindi poi magari per stabilire tra poco andremo a stabilire sia il budget di spesa che anche quanti gol mi aspetto da Luka Jovic. Ci ho messo anche tre contro, adattamento alla Serie A. Questo sicuramente è un contro perché ovviamente non l'abbiamo mai visto in Serie A. E sicuramente l'altro contro è che ha giocato pochissimo negli ultimi 3 anni, perché vi ho portato le schede degli ultimi due, ha totalizzato poco più di 1.000 minuti, che sono veramente pochissimi in 2 stagioni. E l'altro deve ritrovare la forma fisica perché al Real, non giocando, aveva una forma fisica veramente scadente. Ecco, questi potrebbero essere diciamo i tre contro di Luka Jovic nel nostro campionato. È anche vero che secondo me, se tu Jovic lo motivi, lo fai sentire al centro del progetto, secondo me, potrebbe essere veramente, un giocatore determinante al Fanta, perché, andare a stabilire anche, una percentuale di spesa secondo me non sarà facile, e ora andremo a farlo. Però prima di arrivarci volevo dire, secondo me lui nel contesto Fiorentina, se ci entra con la mentalità giusta, potrebbe veramente svoltare un Fanta. E anche mi parlavo all'inizio della modalità di acquisto, è molto strana perché a quanto ho capito la Fiorentina non va a spendere forse dei soldi, ma gli dà 2,5 milioni di euro per l'anno per 2 anni. E poi alla scadenza dei 2 anni deciderà lui se prolungare di altri 2 anni il contratto, però non a 2,5 milioni, ma a 5 milioni l'anno. Ecco, onestamente è una formula che non si era mai vista in Serie A, forse in qualche altro campionato ho letto. Detto questo, come budget di spesa, non è facile al momento quantificare quanti crediti spendere in percentuale. Questo perché bisognerà vedere se è già pronto per le prime giornate, se magari se rimane anche Cabral, secondo me è lui l'attaccante titolare della Fiorentina. Quindi per ora vi do un budget orientativo, secondo me anche a un 5-6% di budget tranquillamente io lo prenderei. Secondo me con questo budget si può portare a casa. Poi dipende da asta in asta, però secondo me se le persone vanno a guardare gli ultimi 3 anni di Jovic, forse lo paghereste anche meno. Se invece andiamo a guardare quello che ha fatto in Bundesliga, allora si potrebbe anche arrivare a un 8, 9, 10% di budget. È un po' difficile al momento stabilire quanto andare a spendere per questo giocatore. Io sono convinto che in termini di bonus lui possa arrivare tranquillamente alla doppia cifra. Da stabilire anche il rigorista, perché mettiamo caso che Jovic calciasse anche i rigori, perché alla Viola alla fine l'ultima calciata di rigori è stato Nico Gonzalez. Quindi io non sono convinto alla fine che li possa, cioè che li calci sicuro Nico Gonzalez. Mettiamo caso che li calci Jovic e il suo livello e il suo budget di spesa potrebbe essere molto più ampio. Quindi questo è un primo video per analizzare Jovic in questa fase. Sicuramente ci sarà un altro video in cui, sicuramente c'era quello delle fasce, in cui andremo a catalogarlo bene. Al momento, secondo me, quindi
un 5-6% budget di spesa, forse anche basso, qualcosina in più. E come gol mi aspetto minimo una doppia cifra, che può andare anche a diventare un 15, 16, 18 gol se calcio ai rigori, perché io sono convinto che la Fiorentina con il gioco che ha potrebbe prendere tanti rigori nel corso della stagione. E poi sui rigori voglio dire un'altra cosa, ci sono annate e annate, cioè il Milan 2 anni fa c'era un rigore a partita, un altro poco. L'anno scorso ha vinto lo scudetto e i rigori sono stati molto meno. Quindi c'è sempre una squadra, una, due, tre squadre che ogni anno ottengono un sacco di rigori in più rispetto all'anno passato. Magari quest'anno arrivano alla Viola, li calcia lui e potrebbe fare veramente, veramente benissimo. Niente ragazzi, io vi ringrazio per aver visto questo video. Se vi va, lasciate un grandissimo like, iscrivetevi al canale, seguitemi sui vari social, su Instagram, sulla piattaforma Viola. Vi metto in descrizione tutti i link dei video che sono usciti fino ad oggi. Vi metto alcuni link anche qui sopra, dei video. E non mi resta che dirvi al prossimo video. Ciao ragazzi.